Va bene, parliamo adesso con Elio Pandolfi, sì, altro allievo dell'Accademia, che poi in effetti è diventato famoso per altre cose che non erano proprio quelle che si insegnavano all'Accademia. Anche all'Accademia era famoso con, tra i suoi compagni di corso. Era Flora Carabelli. Un intrattenitore. Sì, esatto. Perché era diciamo, un imitatore, ma è riduttivo, non è sì, vero che era un imitatore, no, era un grande fantasista. Sì, fantasista. Un grande fantasista. Mamma mia. Non è mica sì, un pettegolezzo, sei rimasto. E in Accademia eri famoso tra gli amici per le imitazioni delle voci, diciamo, sì, piene di birignao, delle grandi attrici, e per una cosa che facevi, una specie di musical americano, da solo, in un minuto, sì, facendo le parti di tutti. E quindi credo che il destino voglia che senz'altro, questa cosa come no, sia ripetuta. Però questa capacità di imitare le voci, tutte le voci delle grandi attrici e delle grandi doppiatrici italiane, ti ha portato... Era una cosa, non lo so, io vedevo una cosa e subito dopo magari la rimitavo. Mi ricordo che quando nel 48 andai a vedere Laurence Olivier nel film Amleto, io sono uscito e facevo subito la sua voce, mi ero quasi imparato tutto il suo monologo e avevo questa facilità, così accadeva per la Morelli, per ecco, la Grammari. La Morelli, addirittura. Ma la Morelli successe un fatto straordinario, che il film era presa diretta, soltanto doveva essere ridoppiato, lei non si trovava e Giorgio Bianchi mi mandò a chiamare a me. Quando io sono andato a Cinecittà, e mi sono trovato davanti al leggio, sulla mia destra c'era un po' di attore che si chiamava De Sica. E ho detto, ma cosa devo doppiare? Qualche cosa? Tutto l'episodio. La voce di Rina Morelli. Sì, e De Sica restò un po' così. Poi dopo, quando ho cominciato a fare la sua parte, ha cominciato a divertirsi, era una persona spiritosissima. Certo, andavo incontro a delle grane, perché il film l'ho doppiato. Poi Flora, tu l'hai e visto doppiato. La Morelli, doppia... quando lo sei... La Morelli, poverina, non avrebbe detto niente se non fosse stata cimentata da tutte le stanze dell'Elisea proprio. Come? La capocomica, hai doppiato una capocomica. Si ridoppiò, fece togliere il film e si ridoppiò, ma nella sequenza con De Sica ero io. E infatti lui... Com'era? Che diceva la Morelli? De Sica gli diceva, ma io sono deciso a sposarti... Perché non posso sposarmi, non posso, io devo restare signorina, sono dedicata a questa vita, non ne posso più portare. Perfetto, ed è come sempre, perfetto. Elio, ma una volta tu doppiasti anche Anna Magnani. Sandro Pallavicini, quando c'aveva la settimana Incom, alla fine della settimana Incom prendeva degli spezzoni di film, poi chiamava qualche doppiatore e faceva doppiare, doppiava dei pezzi... Riccardo Vitali, il mago delle voci, sì, e una volta mandò anche a me per doppiare la Magnani, fece e prese un pezzo di Bellissima mentre lei si specchiava e faceva oddio mio, oh, mamma mia, so proprio racchia, quanto so brutta, oh mamma mia bella. È successo un macello. Perché la Magnani sì, si arrabbiò molto. È successo un macello perché lei ha fatto ritirare subito il pezzo, trac, ed ha tagliato. Anche per esempio una volta ho doppiato anche Thomas Milliam in un film chiamato Lattico di Gianni Puccini, dove lui parlava un accento, era uno di Roma, ma che parlava un po' come dell'accento di Cuba. Io, allora, lui non riusciva ad andare a Sincre. Io ho doppiato tutto il film, poi lui ha fatto una conferenza stampa dicendo che era stata un'ingiustizia che se aveva doppiato uno con l'accento di Cuba da un'altra persona. Ma io l'avevo fatta la stessa cosa, proprio lo stesso che parlava così. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma va a magnazza, poni? Poi da gente che spagna. Così. Elio, se ci fai adesso quel numero che loro già conoscono e quindi vabbè, piace, è una replica. Questo numero piace molto a Paolo, vero? Quello della Martini Rossi. Ma no, io lo rifai? Bisogna spiegare che cos'era il concerto. Imitando il suono delle lingue, perché tutte le musiche, tutte le lingue hanno una musica. Allora c'erano i famosi concerti Martini e Rossi, che prima veniva l'italiano e poi andava con tutte le altre lingue. Stupendo. Era così. La RAI, Radio Audizioni Italiane, Stazione Azzurra. Concerto vocale strumentale organizzato dalla casa Martini e Rossi di Torino, produttrice del famoso vermouth Martini e Rossi della riserva Montelera. Soprano Renata Tebaldi, tenore Giacinto Prandelli, direttore Alfredo Simonitto. Ici la radio televisione italiana, la bonsoir radio le monde de l'eau. Mi schicchio a proposito della Martini Rossi della riserva Montelera de Durand, avec lui le soprano Renata Tebaldi soprano, avec le tenore de Rossi Giacinto Prandelli. Avec ces bons-là, je voulais coucher pour moi la Cécile de Martini Rossi de Turin, avec Alfredo Simonitto.
Acesse la radio italiana che te le vede, te le suona, te le canta come se le dici. Vamo a avere questa trasmissione organizzata a parlare al concerto della Martini Rossi di Turina. A pescon della soprana Renata Tabaldi o delle tenore Fiafinto Prandelli. Avimo sta trasmettita della riserva nel famoso del corpo d'anno, magari in ninguna cazza. Abbiamo scicato per il sette Alfredo Simonetti della Zona. Vai. Vai avanti, vai avanti. Laura, ma è vero che... Niesve sto povezenie boškroko znenie detagenisne vozmoje. На низа вожноваца бацавучнин, иргенят это балди супрань, а во Румыне не за низа водопова манане. Оде теноре, зесенью пруанделе. Но я рага мава низа сжил в ноне, а речи де, вода мато, Афридо Симонит, фурисева Монделера Мартина Руэл, сейчас. Дай. Браво. È vero che insieme a Flora eravate i due più indisciplinati dell'Accademia? Flora? Io eravamo cacciati spesso dalla classe. Sì. Io lei bice valori. Sì. Su 3 anni abbiamo fatto uno fuori classe proprio. Insomma, eravamo piuttosto irrequieti. Vivaci. Allegrotti, sì. Allora c'era il dottor Costa, pure l'amico, esca la signora Valori. E allora bice faceva bene, vado fuori. Esca la signora Mastroianni, signora Carabella, sì, le faceva al presidente, va bene, vado. E io invece più che adulti facevo bene, seguo pure io, le seguo. Fuori, sì. Abbiamo passato 3 anni, un anno proprio dentro la nicchia, perché fuori dalla porta c'era della regia, ci stava una nicchia e non solo, ci mettevamo a fare le statue dentro le nicchie, cacciati. Però siamo stati in aula di danza con la Carosci, con il maestro. Vabbè, anche tu, Elio, sei stato allievo di Orazio Costa, che è stato il maestro di tutti, grande maestro. Io colonna portante dell'Accademia d'Arte Drammatica, fondatore praticamente insieme con Silvio D'Amico, perché Orazio Costa è stato all'Accademia, prima da allievo e poi da insegnante, 40 anni se non sbaglio, cioè dal 35 al 75. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare questi maestri, che erano straordinari. Come no? Ecco. Mi fa piacere vedere che ogni tanto i maestri vengono ricordati e vengono apprezzati nel tempo. Vorrei fare un applauso, caro. Orazio Costa non solo merita un applauso, ma meriterebbe, sarebbe bene che venisse qui con noi, voi soprattutto, certo. Che siete stati i suoi allievi. Fortunati e bravi, perché noi l'abbiamo invitato e vi dirò di più, dobbiamo anche scoprire un altarino, noi l'abbiamo invitato ed è qui presente è in studio, però non intende farsi vedere. Però, insomma, ci dispiace molto. Se cambia idea durante il corso della trasmissione, noi siamo qua. Fate qualcosa per fargli cambiare idea. Magari Orazio! Dottor Costa! No, ma Orazio...